Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Pokémon Bianco 2. Prima che voi vi facciate certe domande strane, vi faccio vedere un attimo la mia squadra, perché purtroppo, devo dire purtroppo, ha subito un intervento di cambi, ovvero c'è Lillipup dentro. Non mi chiedete perché, ok? Non lo volevo neanche vedere. Ok, adesso mi ha contaminato la squadra questa cosa dentro. Purtroppo ho dovuto farlo per il semplice fatto che per ottenere un Pokémon che mi serve nella mia squadra ho bisogno di Surf. E per ottenere Surf devo avere un Pokémon che impari Surf. Nella mia squadra c'è un Pokémon che impara Surf, ma questo Pokémon che impara Surf ha bisogno di un altro Pokémon che impara Surf per essere raggiunto. Quell'inutile Patrat in squadra non me lo impara, e nemmeno Wachog purtroppo me lo impara, perché altrimenti avrei fatto almeno un Pokémon per più MT, MN, MT, quello che è. Che poi la cosa divertente è che almeno dici, ok, hai Patrat che usi per taglio, a sto punto dagli taglio a Lillipup. Non lo impara. Non lo impara, mamma mia, che bellezza. Pare che dice che la professoressa sarà lì, siamo giunti a un vicolo cieco. Vuoi salire sul mio aereo? Sì. Allora si parte. La scorsa volta, ragazzi, abbiamo battuto la capopalestra e abbiamo avuto il permesso per volare con l'aereo. Portaci a pioggiovento, per favore. Questo perché il Monte Vite è chiuso in questo momento. Non si può, c'è stato un crollo, quindi dobbiamo sorvolarlo. Aspettatemi, voglio salire anch'io sull'aereo. Vorrei fare delle ricerche sul Monte Antipodi. Il Monte Antipodi? L'ho già sentito. Forse era il monte dove c'era Kyurem? Belle, hai proprio l'aspetto di una vera ricercatrice. Andiamo tutti insieme a Pioggiovento. Ci siamo tutti, allora si parte. Ok. Per l'appunto, la scorsa volta abbiamo battuto la capopalestra. Il passaggio era chiuso, l'unico modo per andare avanti, quanto pare, è passare con l'aereo e arrivare a Pioggiovento. Io adesso non mi ricordo la zona dove cacchio fosse. Però ho scoperto una cosa che è interessantissima. Perché vi ricordate magari certi posti con il paesaggio primaverile che non si potevano esplorare? Ecco, con l'autunno si può andare. Per esempio anche tipo mi dicevate su Pokémon Bianco 1 che quando c'era l'inverno, quindi con la neve, al Monte Vite si potevano skippare o comunque visitare certi luoghi diversi. E questa è una cosa interessantissima. Cioè con il cambio delle stagioni si sbloccano nuovi passaggi, si sbloccano dei percorsi visitabili. Cioè è allucinante sta cosa. E l'hanno fatto in Pokémon Bianco. E in Pokémon Spada e Scudo è già tanto se c'è un percorso dritto. Cioè non è che dici, ah cacchio guarda laggiù c'è un pezzettino, forse è meglio se aspetto l'inverno con la neve, ci passo e ci arrivo. No, tutto tolto, tutto rimosso, bravissimi, GG. A questo punto penso di doverti proprio spiegare perché ti ho chiesto di venire qui. Dimmi tutto. Komor mi ha spiegato la situazione. Un gruppo di manigoldi che si fa chiamare Team Plasma sta cercando per la seconda volta di sfruttare i Pokémon leggendari per sottomettere la regione di Unima. Infatti devi sapere che nella regione di Unima ci sono due Pokémon drago leggendari, Reshiram e Zekrom. In teoria c'è un altro, vabbè. Due anni fa Reshiram e Zekrom hanno deciso di seguire gli allenatori che avevano riconosciuto come eroi. Per questo motivo dovevano essere fuori discussione che il Team Plasma deve essere fuori discussione e riesca a mettere le mani sul Pokémon drago. Perché uno ce l'abbiamo noi antichi, noi di Pokémon Bianco 1, e uno ce l'ha N. Giusto, ma allora che intenzione avranno? Difficile dirlo, Bell. I misteri che folgono Reshiram e Zekrom sono ancora tanti. Ecco perché vorrei parlare con il capo palestra di Boreduopoli, che è quello drago. Aristide, per saperne di più. Come può essere lui di tipi drago? Se vi è fatto venire qui è proprio per andare a Boreduopoli, a sentire se Aristide ha qualche idea. E se cadesse qualcosa vi chiederei di darmi una mano. Va bene. Grazie. Ovviamente spero che avrete il meno possibile a che fare con il Team Plasma, ma purtroppo non è detto. Vedrei sarà interessante parlare dei Pokémon Drago con Aristide. E soprattutto sarà utile per riempire il Pokédex. Ok, allora io vado ad esplorare il vulcano che si trova laggiù. Farò delle mie ricerche sui Pokémon di tipo fuoco molto rari che pare vivano sul Monte Antipodi. Mi stai dicendo di andare là? Forse? Credo di sì. Ad ogni modo, la cosa divertente è che a me serviva evoluto il Pokémon tappeto. Ecco, tipo questa roba cambia a seconda del clima e tutto, che qua te lo spiegano. A me serviva evoluto il Pokémon Lillipup. Quindi devo farlo evolvere. Sono andato a vedere, mi pare che al 16 evolva. Samsung, sì. Mi sarei mai aspettata che ti piacesse passare il tempo libero in questo modo.
Ma mi sta spiando? Oh, un collega mi sta chiamando, ora devo tornare al lavoro, spero di sentirti presto. Raga, ma questa mi spia? Cioè, questa sa ogni volta io dove sono, cosa faccio e perché lo faccio. Ma non è stalking? Cioè, amica mia, fate i cacchi tuoi? Comunque c'è una città. Ok, questa città non c'era minimamente nell'uno. Questa raga l'hanno messa adesso. E me la esploro. Ok, la città è. Ah, Monte Antipodi di qua, ok. La città è bella grossa. Sono tre case e un centro Pokémon. Onesto, bel paesino. Popolazione totale, 5 persone. Nice. Pietra focaia, ok. Quindi di là si va al Monte Antipodi. Quindi per forza io vado al Monte Antipodi. Cioè, anche se non volessi andare da quella parte, devo. Arrivo da Belle. Belle. Dà fastidio anche solo il proprio. A me dà fastidio dire bel. Cioè, sono i giovani di oggi che dicono bel. Oh, bel. Fra. Facco. Oltretutto, ho messo ovviamente il condividi exp sul tappeto e ho messo il fortunuovo a Ferrosseed. Perché se riesco, lo facciamo evolvere. Ricordatevi, ragazzi, che Ferrosseed non combatte. Ok, lui entra in campo e non combatte. Lui sta. Lui è lì nel campo. E sta lì. Attenzione, Lillipup al 15. Lillipup al 16. Dai, che evolve subito. 17. Vai, vai, vai dritto, dritto. Vai così. Evolve, raga. Nice. Così li togliamo anche subito il condividi ex e si leva dalle palle. Ok? No, non è vero, ovviamente. Deve rimanere in squadra, però almeno non ciuccia più l'expa con gli altri. Bravo, Lillipup. Cioè, bravo un cacchio, mi fai schifo. E adesso mi hai anche rotto le palle. Non andrò adesso a prendere il mio Pokémon della squadra perché. Cioè, dovrei forse, sì. Effettivamente, magari prima di andare avanti. Potrebbe essermi utile. Che si fa? Allora, aspetta, intanto fammi togliere un quell'altro. Ah, vai. Vai così, cagnaccio maledetto. Ottimo, adesso sarà il mio zerbino, letteralmente. Rendiamoci conto che non ho. Cioè, ho tre Pokémon in squadra, tre. No, scusa, ho due posti occupati da due Pokémon che mi servono per l'MN. Questa cosa non va bene per niente. Infatti, molto probabilmente sì. Quel Lillipup deve scassare, deve scavarsi via proprio adesso. Ce l'abbiamo fatta, raga. Cioè, io sono qua da. Allora, io vi dico, da quando ho iniziato la registrazione sono passati 34 minuti. Ho fatto due battaglie Pokémon. Due. Una era contro il tipo di prima e una è questa. 34 minuti, ok? Più il volo. Più il volo. Per dire, così. Giusto per dirvi la fortezza Ferrosseed quanto ci ha messo. Comunque adesso non sarà più un problema, ragazzi. Non sarà più un problema. Oddio, ma con i robi volanti? Che strano. Io l'ho sempre visto. Certo che impari Vigor Colpo. C'è l'unico motivo per cui sei lì con Vigor Colpo. Fai dimenticare. Veloce. Toglili. Sarei tentato di togliere il Missile Spillo, eh. Perché Missile Spillo. Levaglielo. Vai, Vigor Colpo. Ferro Scudo serve. Ferro Scudo diventa un tank e mi rimane lì. Ottimo. Quell'altro radicamento va benissimo, ci sta per rompere giusto le balle. Crystal Colpo è l'unica mossa d'attacco che c'aveva buona, poveraccio, che almeno riduce anche la precisione. E Missile Spillo non mi serve a niente. Se fosse possibile, io vorrei prendere quella Pokéball qua. Grazie mille. Cura totale, ma niente. Comunque ci sarebbero delle Pokéball da prendere indietro, ovvero nei posti per l'appunto che avevo detto prima. Quando diventa autunno, ho visto che c'era un posto con una Pokéball da prendere. Sarebbe da tornare a prendere anche quelle. Chi se ne frega. Nel senso, va bene. Sono lì. Guarda adesso Vigor Colpo. Vai bello. Sei anche più veloce. Vabbè, che Trapinch è un. È un sasso. Letteralmente, cioè, Trapinch è lì fermo. Ok. Gli lasciamo il Fortunuovo lui? Ma sì. Adesso gli ho messo il condividi a Sigilife perché sì. Perché è quello rimasto un po' più indietro degli altri. Questo è nuovo. Questa raga è un nuovo posto. Repellente Max.
Mi rompe le palle qualcuno qui in mezzo? Suppongo di sì. Ehi Samsung, senti, c'è una cosa che vorrei controllare su questo vulcano, il Monte Antipodi. Però i Pokémon selvatici a queste parti sono davvero forti e mi stanno dando le grane. Per questo bisogno del tuo aiuto, verresti con me? Bene. Ti preoccupare, ci penso io a rimettere in sesto la tua squadra quando ne avrai bisogno. In marcia. Oh, nice. Suppongo che comunque sarà una cosa molto lunga. E ci saranno degli sfidanti da tutte le parti. Finalmente le battaglie usando ferro tornano un senso, ragazzi. Finalmente, cacchio. Più attacco, più difesa, più tutto. È una bestia adesso. Bravo, Ferroton. Curami i Pokémon, te, donna. Belle. Sono messa in viaggio per cercare di capire cos'ero davvero in grado di fare. Non mi interessa niente di curarmi i Pokémon. Ah, me li cura automaticamente. Ci sono i Pokémon selvatici. Ok, devo mettere un cacchio di Romo. E stavo pensando che comunque. Vabbè, 31. Più la rottura di valle. Stavo pensando che comunque è meglio se ne approfitto. E vado a prendere un. Vabbè, un. Come cacchio si chiama? Il Pokémon in squadra. Il nuovo Pokémon in squadra. Perché così guadagna EXP almeno. Più che altro perché sennò mi salgono solo loro. E quello è il problema. Cioè non vorrei che mi salissero troppo loro e poi rimanere troppo indietro. Non so. Vorrei continuare invece che ci dividiamo per il momento. Sì, va bene. Itran. Pokémon davvero raro di sicuro sarebbe felicissimo se scoprissi qualcosa in più sul suo conto. Itran. Oh cacchio. Raga, suppongo che qua ci sarà un po' di roba da vedere. Cioè, ci saranno un po' di extra del tipo leggendari vari, anche perché se è il sequel, comunque abbiamo già visto che c'entra con altre gen, perché per l'appunto ci sono Pokémon di altre gen che non c'erano su quell'altro gioco. Guarda che sono finito dall'altra parte. Non c'erano su quell'altro gioco. A quanto pare ci saranno anche leggendari da trovare tutto. Questa sarà una cosa da vedere in futuro come svolgerla. Ebbene ragazzi, per andare a prendere il Pokémon che mi serve, ovviamente ho detto che andremo con Surf. Questo perché si trova alla cava di Pomenentopoli. Mannaggia questi in acqua. Stavo dicendo, grazie mille per avermi interrotto. Ah, qua c'è una Pokéball. Lancio. Così, va bene. Quindi si continua in acqua. Vi ricordate la cava dove c'era in teoria Cobalion? Che tra l'altro adesso voglio anche vedere se. Non credo che sia possibile andare da Cobalion, però. Cobalion, a parte che era chiuso su quell'altro. Mi serve Flash. E me lo imparasse Erdier, cacchio, ma non può fare un colpo del sole, che maledetto coso. No? Ah, ma tipo, ce ne freghiamo? Magari? Proviamo a lasciare fermo così. Sperando di incontrare il Pokémon che mi serve subito. Non credo che sarà una cosa possibile. A parte che forse mi serve anche un'altra mossa. Oh Madonna santa, dove che sono? Oh! Ti prego, dimmi che lo trovo qua all'inizio, il Pokémon che mi serve. Esatto, è proprio Aron! Cercavo proprio Aron, grazie. Così vado avanti, ma non credo che mi serva andare avanti. Ma che cacchio è un allenatore? Ma che cacchio vuoi? Ma come ha fatto a vedermi? Oh, yessa! Finalmente! Ve l'avevo detto che avrei preso Axorus, questo perché. Ma questo già l'avevo detto la scorsa Let's Play, dato che avevamo preso Deino. Avevo detto voglio comunque un semi leggendario in squadra. E per averlo ci sono o Deino o Axorus. Ops. Purtroppo raga, se vado un attimo a toccarlo un qualcosa si distrugge quel robo. Quindi ti prego. La Scuroball è perfetta per te. Dai bello. Dai bello. Dai che ci sei. Dai che ci sei. Fuck yes. Oh, bene. Ragazzi, il quinto Pokémon che entra in squadra, giusto? È il quinto. E vi dirò anche una cosa. Probabilmente è l'ultimo. Ma così. Così. Forse la mia squadra non può essere completa. Non adesso almeno. Non in questo momento.
Chi lo sa? Finalmente possiamo levare sto Pokémon cagnaccio maledetto fuori dalle palle. Vai via, Aria. Sì. Ho liberato Ardier. Sapete perché? Perché Axorus impara Surf. Yes. Yes. Ora, in realtà ho fatto una cagata in questo momento. Per il semplice fatto che ho liberato un Pokémon con Surf sperando che non mi serva Surf da qui in poi. Potevo liberare Patrat, che forse effettivamente era un po' più inutile di uno con Surf. Magari Taglio me lo imparava anche Axiom per essere. Ma fa lo stesso. Ci penserò di rimettere in sesto. Ok, possiamo andare. Ho messo anche il repellente. Quindi non ci dovrebbero più rompere le balle. Spero. Tranne gli allenatori, ma vabbè, quelli ben vengano. Anzi, meglio se arrivano il più possibile, perché appunto devo allenare Axew. Devo farlo diventare Axorus per fargli insegnare coso. Per fargli insegnare Surf, perché altrimenti non me lo impara. Oltretutto, la cosa bella di Axew è che Axorus non fa come Deino, che si evolve a che livello era per Hydreigon? 65, mi pare. Ci si era evoluto dietro cioè dopo alla Lega praticamente. Samsung, siamo arrivati, questo è il posto. Dunque, vediamo un po'. No, aspetta, io devo andare. No, adesso te aspetti. E non rompi le balle, ok? Vieni un attimo con me. Adesso ti porto in giro io. Oh, sì, che ti porto in giro. Vieni, vieni. Andiamo a vedere un po' in giro. E poi, tra l'altro, lì sotto c'era una porta di qualcosa. Comunque, questo vulcano è stupendo perché l'hanno messo anche in modo perfetto. Perché è in sostituzione al Monte Vite, in sostanza. Dato che non hanno messo il Monte Vite, hanno messo questo vulcano che comunque fa da monte, quindi Pokémon rocciosi per chi li vuole, Pokémon anche terra forse, tanto ci sarà Drillbur e robe così. Se ti servono, se ti mancano, è perfetto. Fantastico, comunque 140 punti exp, tantissimi. È un'emozione battere questi Pokémon, questi allenatori tra l'altro. Cioè neanche dici, cacchio, sono dei Pokémon selvatici, ok, gli allenatori che ti danno 140 di exp. A che cacchio servono? A che esistono a fare? Oh, un elisir per terra, vedi? Vedi che cliccare tasti a caso ogni tanto serve? Porta sempre qualcosa, ok.